di questo quartiere, che sono rappresentate dal bombardamento, dai palazzi non ricostruiti. Diciamo che nel corso degli anni anche quelle ferite sono state oggetto di speculazione. Oggi sono invece luogo della memoria attraverso dei graffiti, dei murales. E questo ci fa molto piacere dirlo oggi, il 25 aprile, perché abbiamo realizzato un murales contro la guerra in ricordo della tragedia della guerra a Via dei Sabelli, angolo Via degli Equi, e vi invito, se non l'avete mai visto, andarlo a vedere bene. Rappresenta le due guerre, 43 e quelle che ci sono in corso oggi. E anche giù, adesso ci passeremo al palazzo bombardato, all'angolo di Via degli Ausoni, idem, stessa rappresentazione. Altra ferita ai palazzi della Cerere, dove purtroppo non possiamo accedere dall'esterno, ma all'interno ancora sono presenti le ferite del bombardamento. Ora ricordiamo Manlio Gelsomini, chiamato medico del popolo perché esercitava la sua professione durante la resistenza in mezzo alla gente, cercando di salvare più persone possibili. Al nome di Pierantoni, altro medico, è legato quello di Manlio Gelsomini, entrambi ricordati dall'Ordine dei Medici nello scalone centrale della direzione del Policlinico Umberto I. Nel maggio del 1943 Manlio viene richiamato alle armi, dopo l'8 settembre, con il nome di battaglia Ruggero Fiamma. Si rifugiò nel Viterbese, dove organizzò le bande del Monte Soratte, sotto il controllo del fronte militare. Gli obiettivi delle bande erano quelli di effettuare sabotaggi alla ferrovia, alle linee telefoniche, di distruggere gli automezzi del nemico. La sua formazione fu l'unica rimasta attiva nel Viterbese e non scompaginata dai rastrellamenti dell'43, cui aveva potuto sfuggire. Infatti essa tra il 20 e il 30 novembre compì delle azioni tra Manziana e Oriolo Romano, con la distruzione di 7 carri armati e il recupero di numerose armi. La sua casa romana di Via Venezia era spesso il luogo di riunioni organizzative per le azioni delle bande del Viterbese. Gelsomini, chirurgo, si dedicava contemporaneamente alla cura dei partigiani feriti, allestendo anche degli ospedali da campo. Il 13 gennaio 1944 i nazisti gli tesero un agguato, utilizzando un delatore che percepì per l'occasione 50 lire. Costui lo attirò in un appartamento di Piazza del Popolo, con la scusa di dover curare un partigiano ferito. Arrestato, venne torturato per 70 giorni in via Tasso. Purtroppo, dopo il suo doloroso arresto e quello altrettanto decisivo di Mariano Buratti, le attività delle bande del Viterbese divennero dapprima poco incisive e poi dissolversi completamente. Ricordiamo Manlio Gelsomino, Manlio Gelsomini, onore a Manlio Gelsomini, viva la libertà, viva la resistenza.